Gabriele Corsi debutta alla conduzione di Reazione a Catena. Il successo di un programma dipende molto dalla bravura del suo conduttore o conduttrice. La prova del cuoco ne è un esempio. Antonella Clerici l'ha portato al successo, e sono tutti concordi nel dire che senza la sua presenza il cooking show di RAI 1 non sarà più lo stesso. Da settembre Elisa Esuardi avrà una bella eredità da onorare, e non sarà per nulla facile. Stessa cosa per Tiberio Timperi, che andrà a sostituire Marco Leoni alla Vita in diretta. Scelte discutibili, quelle prese dai vertici Rai, come affidare un programma amato e caratteristico come Reazione a Catena a Gabriele Corsi. Take Me Out su Real Time, un boss in incognito su RAI 2. Esperienze lavorative troppo poco significative per giustificare la conduzione di un quiz di cotanto successo. Questa sera Gabriele Corsi, al suo debutto, ci ha tenuto a ringraziare tutti quanti i conduttori che lo hanno preceduto. Il pubblico finirà per abituarsi, e ad affezionarsi al nuovo volto di Reazione a Catena. Reazione a Catena 2018. Gabriele Corsi ricorda i conduttori precedenti: è un'eredità pesante quella di Reazione a Catena, e soltanto il tempo potrà dire se Gabriele Corsi l'ha raccolta con talento e professionalità. Nel frattempo ha ringraziato Pupo, Pino Insegno e Amadeus, che hanno reso grande il quiz estivo per eccellenza. Inizialmente si era parlato di Marco Leoni. Addirittura si mormora che sia stato Amadeus in persona a invitare i vertici Rai ad affidargli il timone perché lo vedeva come il suo unico erede, un po' come Carlo Conti con Fabrizio Frizzi. Invece la scelta è ricaduta su Gabriele Corsi, il quale dovrà abituare il pubblico conservatore di RAI 1 alla sua conduzione decisamente meno immediata di quella di Amadeus. Quest'ultimo partirà molto presto con Ora, o Mai Più, e nella prossima stagione televisiva molto probabilmente tornerà con Stasera Tutto è Possibile, per poi chiudere un brillante 2018 con L'anno che verrà. Marco Leoni, d'altro canto, potrebbe condurre un nuovo programma del sabato pomeriggio di RAI 1, ma nulla è ancora deciso del tutto. Il futuro è incerto, così come quello di Reazione a Catena. Si dimostrerà forte nonostante il cambio di conduzione oppure naufragherà, come una barca abbandonata a se stessa.